Buongiorno a tutti, vi do il benvenuto. Sono Massimiliano Lanci e sono Business Development Manager in Exclusive Networks per quello che riguarda Nescope. Mentre che aspettiamo che si colleghino tutti i partecipanti, intanto vi ringrazio per essere qui oggi. Vi chiedo scusa per la mia voce che purtroppo non mi assiste, quindi ho banda limitata. Andremo a fare un recap di quello che è Nescope, un attimo la sua storia, il posizionamento e parlando un po' di quello che è il tema di oggi. E il tema di oggi è quello che riguarda l'architettura Zero Trust. L'architettura Zero Trust che sempre più diventa un tema di interesse, non solo una necessità legata a quello che rappresenta un po' oggi la postura aziendale e l'accesso alle risorse. Nel corso di questo webinar vi racconterò, come dicevo, il posizionamento di Nescope, vi racconterò in generale quello che è la soluzione. Il focus di oggi poi è parlarvi della soluzione di Network Private Access, ossia del primo pillar, dei diversi pillar che rappresentano la piattaforma Zero Trust Nescope, che è di fatto il pillar che ci permette di andare a sostituire una VPN tradizionale di tipo legacy con una modalità di accesso sicura, stabile e assolutamente performante anche in termini di user experience. Andiamo un attimo a fare un recap di quello che è Nescope oggi. Nescope nasce circa una decina di anni fa, si è recentemente posizionata anche quest'anno in una posizione leader per quello che riguarda l'ambito Gartner, per quello che riguarda il quadrante Security Service Edge. E sicuramente nasce come azienda cloud e azienda leader per quello che è erano le soluzioni CASB. Alcuni anni dopo comincia a sviluppare anche quello che è la componente di Security Web Gateway. Oggi di fatto la modalità di connessione con pagine web costituite da HTML puro è sempre più in qualche modo desueta, mentre è convenzionalmente più utilizzato lavorare su base API. È un'azienda che sicuramente si posiziona in ambito di innovatrice, dispone di più di 80 brevetti, lavora secondo la sua piattaforma lavora secondo concetti di classificazione di rischio, secondo concetti molto avanzati di intelligenza artificiale e di machine learning. E questo sicuramente ne fa nell'ambito delle soluzioni Security Service Edge e nell'ambito di un'architettura SASI, la mette in una posizione leaderistica. Un altro degli elementi distintivi, lo vedremo poi dopo, è anche nel come eroga il servizio di Security Service Edge. Dispone di una presenza con un'infrastruttura propria, BGP, che rispetto al dato che lì vedete è stata incrementata, è arrivata fino a quasi 770, perdonatemi, 470-480 adiacenze BGP, fa della user experience uno degli elementi fondamentali dell'accesso, per cui tutto quello che è accesso verso i principali servizi di software as a service o di cloud provider e ha una latenza che è sotto i 10 millisecondi e abbiamo quindi delle prestazioni di performance veramente importanti. È decisamente focalizzata in tutto quello che è la parte di protezione dei dati con un aspetto legato ad una forte analisi legata al contesto. Come citavo prima,
l'anno scorso, ma questa slide che vedete poi è rappresentata, è uscita aggiornata ieri anche per quest'anno. Nescope si posiziona come leader in quello che è il quadrante Gartner per quello che riguarda i servizi di le soluzioni di Security Service Edge. Che cos'è? Qual è il modello attuale di Security Service Edge? Il modello attuale è quello di avere una piattaforma di sicurezza nativa che permetta da un unico punto di accedere al cloud, alle applicazioni private, al web. Questo concetto però deve essere un concetto in qualche modo convergente, quindi deve essere convergente con quello che poi è una soluzione di Security Web Gateway, deve essere convergente su quello che è una soluzione CASB, quindi di Cloud Access Security Broker, deve essere convergente con una soluzione di Zero Trust Access, quindi con una soluzione avanzata, performante, stabile e sicura di VPN, e deve andare in conversione con gli altri due pillar che sono il Firewall as a Service e tutto ciò che attiene alla prevenzione del dato. Noi ieri lavoravamo con diciamo, il concetto tradizionale di lavoro era quello di un utilizzo del web, dei controlli che tipicamente venivano abilitati e possono essere abilitati da un firewall di tipo tradizionale, quindi che aprono, chiudono o consentono o seguono delle policy, un aggiornamento delle minacce attraverso strumenti che possono essere la sandbox piuttosto che la remotizzazione del browser o concetti di machine learning. Il contesto però oggi è un contesto decisamente cambiato e non è un concetto che attiene solo al mercato enterprise o delle corporation, ma anche per darvi giusto per darvi qualche cenno di posizionamento, è un concetto che assolutamente va ad atterrare anche su quello che è il mid-market, ma per un motivo molto semplice. Si trasforma la rete, si trasforma quello che è l'esperienza dell'utente. Quindi si è passati dal perimetro a un concetto che è user-centrico. E nell'ambito di un concetto user-centrico, io devo poter avere un'esperienza veloce e sicura di accesso, devo poter consentire che l'utente acceda da qualsiasi luogo, da qualsiasi dispositivo, devo avere una protezione e un controllo dei dati. Devo avere un controllo costante di quelle che sono le minacce native del cloud e devo avere un controllo di accesso che sia assolutamente granulare. Questo per come è cambiata la natura delle infrastrutture, la modalità degli accessi, la disponibilità e la diffusione delle risorse che sono inevitabilmente passate in una modalità che non è più centralizzata, ma che spazia in modalità spesso molto ibrida, dal perimetro al centro stella, al cloud. Perché abbiamo necessità, no, di una architettura service edge? Perché un firewall tradizionale che si occupa di fare sicurezza perimetrale lavora su quelli che sono gli accessi web, ma non ha una visibilità di tutto quello che noi potremmo definire gli angoli ciechi. Uno degli aspetti che qualifica, che identifica, che rende sicuramente la piattaforma Zero Trust Engine di Nescope best in class come posizionamento è sicuramente il concetto che ha della visibilità molto forte, molto spinta e dell'analisi del contesto. Per cui tutto quello che sono gli angoli ciechi, quindi la parte dello shadow IT, la parte delle applicazioni, la parte dei software as a service, sono angoli ciechi che la piattaforma Zero Trust Engine ci permette di andare a vedere, andare a contestualizzare, andare a capire quant'è la postura e l'esposizione di rischio. I dati statistici ce lo indicano ormai. Più della metà delle minacce arriva
attraverso il traffico web e attraverso il cloud. Il 37%, più del 37% dei malware è distribuito ad esempio tramite aspetti documentali, quindi tramite Office, che tutti comunemente utilizziamo, dal mercato small business al mercato enterprise. La distribuzione dei malware arriva dal cloud e tutti gli attacchi basati su tecnica di phishing arrivano sempre più attraverso applicazioni webmail e software as a service. E tutto questo rappresenta ormai il nostro quotidiano, che spesso non siamo consci di conoscere a sufficienza in termini di rischio. Quindi il cloud diventa inevitabilmente un vettore sempre più significativo dei rischi per quello che riguarda la nostra sicurezza. I rischi però non sono solo legati a ciò che ci arriva dall'esterno e dove noi ci andiamo a connettere, ma i rischi arrivano anche dall'utilizzo che noi facciamo dei dati, dai dati che conteniamo e che facciamo risiedere in applicazioni, dai dati che magari vogliamo condividere attraverso applicazioni, e anche qui la piattaforma di Nescope entra in gioco con features, con funzionalità che ci permettono ad andare a identificare con un indice qual è la cloud confidence di cui l'utente dispone. Questo è un aspetto importante perché permette anche di fare un po' di coaching, che vedremo poi successivamente. Lo scenario di rischio moderno chiaramente è uno scenario che ha una sua identità, quindi ormai utilizzare istanze aziendali o personali in modalità software as a service è una cosa che ha un incremento sempre maggiore. Ormai trasferiamo documenti sempre più attraverso dispositivi gestiti, e chiaramente abbiamo una parte legata all'accesso e una parte legata al rischio malevole, dove, come dicevo, buona parte di questi documenti li facciamo risiedere in istanze che sono spesso istanze personali in modalità software as a service. Se pensiamo anche solo che ormai più del 74%, 80% dei nostri dati li facciamo risiedere su Google Drive, o attraverso Google Drive li andiamo a far condividere. È ormai certificato che ogni utente trasferisce mediamente più di 20 file al mese in questa modalità. I dati sempre più si muovono attraverso istanze, e quindi diventa sempre più fondamentale andarne a capire intanto qual è l'utente che accede, come accede, quali percorsi fa l'utente, quali sono le applicazioni che utilizza, se sono applicazioni personali, se sono applicazioni aziendali, qual è l'upload dei dati che fa, quali sono i dati che va a movimentare, e tutto questo chiaramente richiede monitoraggio, richiede coaching, quindi essere allertati se si sta adottando una practice non conforme alle policy aziendali o che può esporre l'utente a dei rischi. E chiaramente vanno poi innescate delle policy di blocking per ovvi ed inevitabili motivi. Chiaramente tutto questo è gestibile, è possibile, è governabile attraverso la piattaforma Zero Trust Engine di Nescope. Andando a riassumere sostanzialmente quali sono i plus della soluzione Zero Trust Engine e quindi della piattaforma. Intanto è una piattaforma unica, unificata, ed è una piattaforma che è nativa in cloud. Lo era nativa già 10 anni fa, quindi
non si è arrivati a una piattaforma in cloud attraverso un percorso che non presupponesse di avere un engine nativo e quindi che dal punto di vista logico nascesse già con una postura fortemente votata al cloud. Un altro degli aspetti è quello di consentire la connessione degli utenti veloce, stabile, performante alla destinazione. E questo è fondamentale non solo in termini di esperienza di utilizzo, ma soprattutto in termini di ridurre al minimo le tempistiche di accesso e quindi le tempistiche globali di lavoro. Seguire e comprendere i dati ed il contesto, quindi poter in una modalità one click apprendere quello che è il contesto dell'end user, analizzarlo e averne subito piena visibilità. Questo direi che è uno degli elementi fondamentali e differenzianti che ne fanno sì che sia una soluzione molto performante lato security in ambito cloud. Tutto questo chiaramente deve essere garantibile con prestazioni che sono date dalla rete New Edge di Nescope. Rete New Edge che, come vi dicevo prima, è caratterizzata da quasi 470 adiacenze BGP Worldwide, quindi si è in grado di coprire tutto il traffico a livello mondo. Vediamo un attimo a fare un attimo più nel dettaglio l'aspetto legato al contesto, no? Quindi abbiamo citato prima di come Nescope lo comprende. Quindi abbiamo una rappresentazione che ci parla di uno scenario dove io ho un tipico web gateway e ho un utente che accede ad una determinata rete. E come vedrete, diciamo, le categorie di contesto che posso andare a visualizzare, a monitorare e ad apprendere sono assolutamente limitate. Possono riguardare qualche tipo di attività legato agli upload. Posso avere una analisi dei threat malevoli attraverso la sandbox. Posso avere una limitata analisi dei dati, delle policy di azione che siano bloccare o consentire attraverso delle porte. E qui finisce la visibilità di contesto. Di sopra abbiamo un esempio tipico di rappresentazione dove un utente che disponga di un agent Nescope, a seconda poi dei pacchetti che si possono andare a sottoscrivere, avete la rappresentazione di come la piattaforma Zero Trust ci dà un'analisi di contesto, che è un'analisi assolutamente completa e anche molto ben esplosa, se vogliamo, in modo orizzontale, perché abbiamo da subito l'identificazione di quell'account. Se è un account gestito che fa parte dell'organizzazione aziendale o se è un account che accede con un proprio user personale. Quindi andiamo a identificare, ad esempio, che sia un account non gestito, che sta accedendo a delle istanze che sono personali. Riusciamo ad andare subito ad assegnare un rischio di rating a più di 40.000 applicazioni. A oggi Nescope dispone di una biblioteca aggiornata di più di 75.000 applicazioni riconoscibili. Riusciamo a fare un controllo delle attività con più di 15 policy ben definite per quello che riguarda uploadare o shareare o postare dei file. Riusciamo ad assegnare un rating di rischio all'utilizzatore in modo da allertarlo e da comprenderne quanto è esposto in termini di sicurezza in ambito cloud. Chiaramente andiamo a fare tutta la parte di analisi dei threat malevoli. Possiamo assegnare per quello che riguarda i dati
dei profili, delle regole, secondo concetti di machine learning e intelligenza artificiale, che vadano anche ad analizzare e classificare i documenti che sto utilizzando per determinarne il rischio, soprattutto per determinarne il fatto che se andrò a utilizzare un'applicazione, immaginiamo il Cattura Verticale, che è un'applicazione in cloud, identifico che quel documento è un documento rischioso, un documento bancario, un disegno CAD di un progetto, verrà inibita quell'azione e l'utente verrà allertato. Verrà allertato secondo una serie di azioni, no? Direi che una su tutti che va a contraddistinguere, oltre a permettere, bloccare, criptare, definire, mettere in quarantena, sicuramente c'è tutta la parte legata al coaching, quindi a far sì che gli utenti siano guidati anche in termini di enablement, e allertati a practice che probabilmente non sono conformi con quello che sono le policy aziendali. La copertura, come dicevo, della piattaforma Nescope è globale, quindi questo vi permette di poter offrire questo servizio senza particolari limitazioni. E vi permette di offrirlo assolutamente con un livello di performance e di sicurezza che è assolutamente ben al di sopra della più conosciuta e rinomata competition in ambito Security Service Edge. Credo che rappresenti anche una modalità del come il servizio viene erogato e la presenza in più di 70 region. E la disponibilità di un'infrastruttura New Edge propria, controllata in modo proprietario, rappresentano sicuramente un aspetto di sicurezza non trascurabile. Bene, riassumendo, che cos'è la piattaforma, quali sono i plus. È una singola piattaforma tra console e agent, gestisce e visualizza tutte le tipologie di traffico oggi disponibili, visualizza il contesto e mette in campo policy che vi si possano adattare. È sicuramente la soluzione ideale per tutte le organizzazioni, il cui aspetto fondamentale non è di per sé la dimensione delle organizzazioni e la quantità di user. Vi do un accenno, un'informazione: Nescope si licenzia a user e si licenzia ad annualità di servizio. Per cui è sicuramente una soluzione particolarmente adatta a quelle organizzazioni che, indipendentemente dalla dimensione, hanno però utenti che siano essi mobili, remoti, diciamo con un concetto di work everywhere, e che debbano chiaramente poterlo fare in condizioni di assoluta sicurezza e sicurezza integrata. Quando Nescope è nata, era identificabile come una soluzione di architettura SASI. Dalla scorsa estate, con l'integrazione della soluzione Borderless WAN, possiamo definire la piattaforma Zero Trust Engine, quindi Nescope, a tutti gli effetti una soluzione full SASI, perché andiamo a integrare anche al perimetro, laddove io ho necessità di integrare tutta una serie di servizi ed applicazioni che sono in qualche modo direttamente nativi e congiunti con, diciamo, il lead quarter, e quindi vado a completare quello che è l'offerta. Bene, per andare un attimino a tradurre un po' più nel concreto che cosa oggi vi ho accennato, uno dei primi
dell'offerta che va dal private access, quindi da una soluzione che vada a sostituire di fatto una VPN legacy, fino ad avere la sua completezza di piattaforma con tutte le funzionalità che vi ho descritto prima, quindi la soluzione è fatta in più pillar, abbiamo piacere di farvi vedere una demo di una decina di minuti. Quindi la prima soluzione che vi faremo vedere è la soluzione Nescope Private Access, l'agente di Nescope si chiama Publisher e vi faremo vedere anche in qualche modo che faccia alla console, come si compone, come si può accedere ai servizi. Mi viene in soccorso un collega, Eros De Ida, di cui sentirete la demo, anche perché la mia voce, ahimè, sta per abbandonarmi e abbandonarvi. Se avete delle domande legate a quello che avete sentito da me oggi e che vedrete adesso nella demo, avrete il mio contatto email. Potete tranquillamente scrivermi e possiamo sentirci a strettissimo giro di posta per analizzare con me o con Eros De Itta, che è il mio collega SE, quello che è, insomma, tutte le curiosità e gli approfondimenti del caso in termini sia di soluzione che tipologia di licenziamento. Benissimo, lascio a questo punto alla regia avviare la demo. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie molte. Andiamo a vedere quello che è la demo di oggi, di Network Private Access, appunto. Network Private Access prevede che cosa? Che ci sia un utente da una parte a sinistra, la mia azienda ha un data center corporate, ha con dietro dei servizi, ha un public cloud con dietro degli altri servizi. In particolare, noi vogliamo che questi servizi vengano raggiunti, quindi l'utente qui a sinistra dovrà raggiungere il servizio RDP Windows a destra senza pubblicare alcuna porta. Qual è la soluzione Nescope? La soluzione fa utilizzo di questo elemento che è il publisher per permettere di legare l'utente ai servizi senza esporre alcuna porta. Quindi il publisher si collega al New Age, l'utente si collega alla rete New Age di Nescope, non ci sono porte esposte e i servizi vengono raggiunti in modo trasparente. Questo è quello che vorrei farvi vedere all'interno della demo. Demo che poi in realtà è anche una, se vogliamo, si tratta di una scusa per farvi vedere in questo momento anche la console di gestione della piattaforma. Perché come Exclusive Networks ci piace, diciamo, mostrarvi le soluzioni. Allora, eccoci qua. Questa è la console di Nescope ed in particolare la piattaforma SSE ha una componente di real-time protection con delle policy che sono quelle che osserviamo qui. Quindi, come vi ho raccontato prima, c'è tutta una parte di policy che ci proteggono dai malicious site con categorie rispetto ai siti che sono rischiosi e la possibilità naturalmente di bloccare tali siti, di fare un blocking, ma anche naturalmente la possibilità di fare threat protection sui file malevoli di qualsiasi destinazione che io vada a visitare ed infine, se io vado un po' più in basso, posso osservare delle altre tipologie di policy,
Per esempio, abbiamo le policy sul CASB, ecco, delle policy che impediscono l'utilizzo di applicazioni troppo rischiose. In questo caso di cloud storage, vedete, cloud storage permette l'upload, nel caso di upload, nel caso di sharing, nel caso di invio dei dati, ma ci sono anche tutta una serie di altre attività che posso inserire, quindi notate la ricchezza di attività che posso andare a gestire. Ecco, posso dire che se l'applicazione è povera, l'applicazione cloud da un punto di vista della sicurezza, allora io vado a dare un'alerta all'utente nel quale appunto gli dico, faccio coaching e gli dico, caro utente, guarda che la tua applicazione è piuttosto rischiosa, non utilizzarla, utilizzane un'altra come cloud storage, non usare File Transfer, usare la mia applicazione OneDrive. Ed è uno dei problemi che sono sicuramente da indirizzare, così come anche il problema relativo evitare che dati sensibili vengano trasferiti, così come bisogna, nell'ambito del DLP, banale problematica anche con ChatGPT, è stato il periodo in cui tutti buttavano dati ChatGPT e senza pensare che ChatGPT comunque quei dati li prendeva e li faceva propri, li riutilizzava, anche delle politiche di DLP in tal senso in certe organizzazioni si rendono necessari. Addirittura mi sembra che Samsung abbia licenziato dei dipendenti che hanno caricato del codice. Ma quello che vogliamo vedere oggi in particolare è l'Enterprise Tax. Vedete, sono tutte policy che lavorano modalità top-down combinate per realizzare il servizio SSL in toto, quindi patte funzionali. In questo caso noi stiamo dicendo che l'utente, client, può accedere, deve accedere a questi servizi macchina ponte e vCenter e deve accedere, per accedere a questi servizi, che sono servizi fra una serie di servizi messi a disposizione creati sulla piattaforma. Questi servizi sono definiti in modo puntuale. A livello applicativo, vedete, qui ho il vCenter, qui la macchina ponte, sono resi disponibili dal publisher, do la loro disponibilità in questo momento, e in questo caso è un servizio RDP, puntuale, questo è un servizio HTTPS. Nel momento in cui vado sul client ad osservare che cosa succede, dal punto di vista del client, come viene consumato il servizio NPA? Ve lo faccio vedere subito. Allora, questo è il device, meglio. E sul device abbiamo il client di Scope, che come configurazione, vediamo, ve lo faccio vedere dopo, anzi. Adesso vediamo un attimo di disabilitare il servizio. Così partiamo a voce ferme, quindi un device che chiama il servizio Scope, si trova a casa il signor Mario, prova, anzi il signor Mike Meyer in questo caso, prova a consumare il servizio RDP aziendale e non riesce a farlo, prova a collegarsi anche sul servizio del vCenter e non ottiene risposta perché oggettivamente non c'è collegato in questo momento. Infatti rimane in out e dopo risponde che non riesce a leggere la pagina perché siamo a casa, distante, eccetera, eccetera. Va bene. Più che lecito. Servizio privato. Ecco, vediamo perché nel momento in cui vado ad abilitare il Netscope Client, cosa succede? Succede che il traffico, tutto il traffico di questo device, viene
mandato verso il New Age di Nascope. In particolare qui tutto il traffico web, che poi le regole di steering che posso fare decidono anche i problemi di traffico, attraverso un protocollo sicuro di TLS e si collega utilizzando un Global Load Server Balancing al POP più vicino, al point of presence più vicino, in questo caso è Milano, 163, 116, 172, 35. E abbiamo anche tutta una serie di dettagli su chi sono. Io sono l'utente, appunto, Microsoft.com. Nel momento in cui io sono collegato, quello che succede è che raggiungo il remote desktop, cosa che non riuscivo a fare prima. Quindi mi loggo tranquillamente a questo remote desktop. Se provo a dare sul, eccolo qua, è già partito, posso aprire la pagina web e loggarmi naturalmente sulla piattaforma anche. I servizi che devo consumare. Dopodiché, perfetto. Quindi, cosa è successo? È successo che è trasparente per l'utente, ma nel momento in cui viene attivato il client, l'utente si ritrova a lavorare in un ambiente che comprende sia le risorse pubbliche, quindi può ancora navigare su internet normalmente, sia le risorse private che stanno all'interno dell'azienda, i servizi che vengono pubblicati, un po' come se fosse collegato ad un SSL VPN. In realtà, è un po' diverso, perché se vogliamo essere effettivamente cattivi, potremmo per esempio fare che cosa? Togliere la connettività. Io non per niente mi sono legato ad una VMRC, qui sono collegato attraverso la console di VMware, che in questo modo quello che posso fare è posso fare una cosa di questo tipo qui. Prendo il mio client in modo molto cattivo, vado a staccarlo, lo stacco dalla rete. Ora che l'ho staccato dalla rete, che cosa succederà? Beh, immediatamente succede che l'API va giù. Allora, immaginate di avere a casa un cliente che si muove da una stanza all'altra, quindi va giù un attimo la connettività, poi va un attimo dall'altra parte, sta al telefono, poi riprende il computer. Quando deve vedere sui CRM, scopre che è tutto scollegato, poi improvvisamente aspetta un attimo e sale l'SSL VPN, succede che si deve ricollegare con l'SSL VPN, riautenticare. Una volta che era autenticato, probabilmente si dovrà riautenticare anche sull'applicazione che sta utilizzando. Questo perché ci mette un po' di tempo l'SSL VPN a dargli indirizzi IP, magari un indirizzo diverso, l'applicazione deve arrivare con un indirizzo diverso e vuole una nuova. Appunto pretende di una nuova autenticazione, quindi l'utente perde il tempo, ma riperde l'oro. In questo caso è immediato, nel momento in cui riattivo invece la connettività, torna su l'applicazione. Esattamente come se io stessi su internet, un attimo la connettività ritorna su, per l'utente è trasparente. La user experience è molto migliorata rispetto a quella che può essere un SSL VPN. Dal punto di vista della sicurezza, io posso creare delle regole di postura e queste regole di postura sul network private access mi permettono di dire, beh, se questi processi sono attivi, se c'è l'antivirus, per esempio, se c'è il PC a dominio, o una serie di altri fattori, allora ho un certificato sulla macchina, allora mi fido di questo client e lo lascio passare e gli permetto di consumare i miei servizi. Quindi non è che non ci sia in questo caso l'autenticazione, l'autenticazione in realtà è continua, io considero la postura di questa macchina ed è quello che voglio fare, fornisco la sicurezza ma fornisco una migliore user experience.
molto più trasparente. Ed è questo poi l'obiettivo e il vantaggio di NeScope, andare ad ottenere un'infrastruttura più semplice, più efficace, con minore latenza e con una user experience migliore in generale. Grazie mille per la presentazione, Max. Come detto anche in anticipo dal mio collega, riceverete un link con il video della registrazione nel webinar e per qualsiasi domanda relativa a Netscope e alle sue soluzioni potete contattare sia Massimiliano Lanci sia Eros Deida. Riceverete appunto una mail dove troverete anche i loro riferimenti e vi auguro una buona giornata. Grazie mille per la partecipazione.